Buonasera, eccolo qua, un altro. Stasera ce ne abbiamo due, lascia o raddoppia. Ci abbiamo uno qua, eccolo, bello grande, che si è bloccato pure lui, che fa finta di essere morto, e là ce n'è un altro. Secondo me si stavano per accoppiare o si volevano accoppiare, io sono venuto a dargli fastidio. Eccolo qua l'altro. Stasera due, lascia raddoppia. Bellissimi. Saranno un maschio e una femmina sicuramente. Che come sempre escono nel mio terreno. Perché vedete, il mio terreno non si ara più. C'è l'erba, non ci sono gli erbicidi, pesticidi, niente. E loro stanno da Dio. Vedete che muove gli occhietti. Ehi, fatti vedere. Fatti vedere. Qua sta uno e qua sta l'altro. Eccolo qua, che sta facendo il morto. Quindi oggi si raddoppia, due riccioni, un maschio e forse una femmina, che si stavano per accoppiare. Ma si immobilizza. Ah no, si sta muovendo. Si sta muovendo. Bellissimo. Beh, abbiamo fatto anche l'accoppiata, il video con l'accoppiata. Spettacolare. Bellissimo. Va bene. E io con questi due bei riccioni vi lascio. Avete visto, ha mosso un po' gli aculei. Eh sì, belli assai sono. Sicuramente stavano per accoppiarsi e fare tanti riccetti. Adesso noi li lasciamo. Li lasciamo ad accoppiarsi, così stanno in grazia di Dio. Quello si sta riprendendo a muovere. Vedete, si muove piano piano, appena vede la luce si ferma di nuovo. Eccolo, eccolo, si sta muovendo, 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 si sta muovendo. Beh, mi raccomando, fatelo vedere ai vostri bimbi. Io adesso li lascio così si possono accoppiare tranquillamente. Ciao, buonanotte a tutti. Ecco, vedete che si muove. Stranamente oggi si sta muovendo. Ha preso coraggio. E corrono, eh. Vi sembra che non corrono, ma loro corrono molto veloci. Molto spediti. Che spettacolo. La prima volta che lo vedo che si muove. Mentre lo riprendo. L'ho sempre visto, ma quando lo riprendo si bloccavano sempre. Spettacolo della natura. Fatelo vedere ai bimbi, mi raccomando. Fateli vedere sempre ai bimbi questi video. Ok, ora li lascio in pace. Ciao, buonanotte a tutti.